Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Questo sarà un cartopazzie parte seconda. Come vi avevo già annunciato nell'altro video, mi serviranno appunto degli articoli di cartoleria e quindi sto andando un po' in giro a cercare qualcosina di utile. Sono passata dal supermercato ovviamente per fare la spesa e ho provato a dare un'occhiata, ma c'erano dei prezzi veramente troppo alti e quindi niente, ho detto va bene, non sono proprio pro cinesi e quant'altro, ma c'è niente da fare, costa meno e quindi ho provato a dare un'occhiata lì. Andando dai cinesi ho trovato appunto, mi serve un quadernone ad anelli, ho trovato questo qui che c'era in vari colori, a me piaceva questo bianco trasparente, bello opaco così, e lo trovo veramente, oltre che bello esteticamente, a me personalmente piace molto, lo trovo molto funzionale, nel senso che a differenza dei classici quaderni ad anelli rigidi, questo qui si piega molto facilmente, quindi anche in borsa, nello zaino, ruberà molto meno spazio, sarà meno ingombrante anche perché è sottilissimo, quindi questo qui ho trovato che appunto fosse un ottimo acquisto. Questo in particolare viene 2,59 euro. Poi da mettere appunto dentro al quaderno ad anelli mi servivano i fogli con i buchi, quindi ho comprato questo qui che in teoria è della Pigna, ma non credo proprio, della Monocromo. Di solito lì ci sono tutte le marche contraffatte, taroccate diciamo, quindi non credo che sia veramente della Monocromo, però mi servivano così a quadretti e questi hanno tutta la linea tratteggiata in modo da poterli staccare e poi appunto successivamente andarli ad inserire nel quadernone. Io comunque anche questo qui l'ho preso un bel verde acido che si nota poco, ma a me piacciono i colori sgargianti. E questo qui invece è costato un po' di più, questo è costato 3,99 euro, che non è poco, però ci sono un bel po' di fogli dentro e non li avevo trovati in nessun altro posto, quindi prima di andare in cartoleria, che ovviamente sicuramente credo costeranno di più, ho comprato questo. Poi altra cosina che mi serviva sempre per il quaderno ad anelli sono i divisori e qui ce n'è un pacchetto con 12 divisori e tutti colorati ovviamente per magari suddividere le varie materie piuttosto che gli argomenti eccetera. Io li trovo comodissimi, così si può usare un solo quadernone suddiviso appunto per vari appunto argomenti, quindi questo qui 1,29 euro. Oltre a questo si possono usare anche semplicemente le targhette tipo post-it da attaccare, però insomma quelle ne ho già, volevo prendere anche questi in modo da avere tutto bello ordinatissimo. Poi sono passata ad Eurospin e dovevo comprare delle cosine per Akira da mangiare e nel frattempo sapete che ci sono tutti i vari cassettoni, contenitori con dentro un po' di tutto. Essendo il periodo della scuola, anche da loro c'è il reparto cartoleria e ho trovato delle cosine veramente carine secondo me. La prima è stato questo quaderno che adesso andiamo a spacchettare insieme. È un quaderno con la dimensione A5, c'era anche A4 però. Eccolo qua, che bello, è bello morbidoso, molto bella la copertina e è carina anche la scritta olografica Viva Little Sparkle Wherever You Go, è carino con questo sfondo lilla e dentro ci sono le pagine a righe in questo color panna con, cosa anche molto utile, il segnalibro e cosa altrettanto utile, l'elastico che così in borsa non si apre. Fichissimo, veramente bello, bello morbido, mi piacciono quei quaderni morbidosi con la copertina bella soffice. E questo qui è costato 3,49 euro, non pochissimo in effetti, però devo dire che è fatto veramente molto molto bene, veramente bello,
Sembra veramente un articolo da cartoleria, molto di alta cartoleria, ecco. Veramente ottimo questo. Poi un'altra cosa che mi serviva è stato un altro quadernone ad anelli, questa volta bello sgargiante, eccolo qui. C'erano tutte queste, le fantasie erano uguali, non cambiavano, ma cambiavano i colori. Adesso lo apriamo. Olè, c'erano tutti questi colori qua, giallo, verde, arancio e appunto questo rosa shock, fucsia, fichissimo, mi piace un sacco. E anche questo è come quello lì dei grandi China, ovvero bello sottile e bello anche elastico, no, elastico no, morbido, si riesce a piegare. E mi piaceva molto il colore. Bello, questo qua, ecco, e c'era solo più questo tra l'altro, questo qua è costato 2,59 euro. Poi sempre lì all'Eurospin l'ultima cosa che ho trovato, spacchetto anche questo perché era tutto quanto bello impacchettato. È stato questo pacco di buste. Allora ce n'è 1, 2, 3, 4, 5 buste. 5 bustone, sono delle bustone con questa chiusura scorrevole, tipo quelle di Neve Cosmetic per intenderci, e con fuori questa bustina con la clip. E anche queste le trovo veramente molto utili, oltre che per appunto la scuola e quant'altro, anche in generale per magari i documenti, per non creare confusione. Con queste buste si riesce a catalogare bene tutta la serie di documenti che tutti quanti dobbiamo avere in generale per la casa, lavoro eccetera. E sono simpatiche anche perché con questo colore così sgargiante mette allegria. Questa qui gialla, bella anche questa. Un'altra gialla, non so perché, questa, ma no, sono uguali, non so perché, un'altra gialla, forse è leggermente, no, niente, sono proprio uguali. Una arancione, bellina anche questa, e verde. Forse queste tre, sì, non vado matta per l'arancione. In questo senso, ma sì, in realtà mica sono tutte. E queste 5 buste, allora, le ho pagate 4,99 euro, praticamente 1 euro l'una, che devo dire non è male come prezzo, sono i prezzi più o meno di Italia anche, quindi ci sta. C'erano veramente tutte queste cose carine e soprattutto bellissimi anche i quaderni A4 come questo. Fichissimo. Io non li uso tanto gli A4 in formato quaderni, ma se mi fosse servito avrei fatto razzie perché erano veramente belli. E niente, penso di aver finito qua, sì. Questo era il mio shopping cartopazzo. Spero di esservi stata utile come al solito o comunque di avervi tenuto compagnia. Se vi va, per aiutare questa povera frastile, mettetemi un bel pollicione lì su e lasciatemi un commentino per magari appunto darmi qualche consiglio se vedete in giro qualche articolo a buon prezzo e carino allo stesso tempo. Vi ringrazio in anticipo e vi mando un bacione. Ciao ragazzi!